Chi erano i Micenei? Possiamo dire anzitutto che furono gli antenati dei Greci e che venivano chiamati anche Achei. Erano un popolo di origine indoeuropea, forse proveniente dalla penisola balcanica. Essi giunsero in Grecia intorno al 1900 a.C. e occuparono l'Argolide. In questa terra fondarono una serie di piccoli regni, Micene era il principale, ciascuno dei quali gravitava su una cittadella fortificata dalle mura possenti. La storia della civiltà micenea si divide solitamente in tre periodi. Il primo va dal 1800 al 1500 a.C. A questo periodo risalgono le prime tracce significative di insediamenti attribuibili ai Micenei. Infatti, in questo periodo, resti archeologici attestano un'espansione progressiva dei Micenei dalla zona di insediamento originario che è l'Argolide in tutto il Peloponneso. Nella seconda fase, dal 1500 al 1200 a.C., la civiltà micenea conosce il periodo di massima espansione e sviluppo. Per questa fase, infatti, numerose tracce archeologiche documentano una notevole espansione dei traffici commerciali dei Micenei, soprattutto nell'area del Mediterraneo occidentale. In particolare, un reperto archeologico che attesta la presenza di contatti commerciali con i Micenei sono le famose ceramiche micenee, ritrovate, per esempio, in abbondanza in Sicilia e in Sardegna, ma anche in altre aree del Mediterraneo occidentale. Nell'ambito di questa espansione marittima va inquadrata la spedizione militare contro Troia, città dell'Asia Minore, nell'attuale Turchia, un'impresa bellica che fa da sfondo alla vicenda narrata nell'Iliade, poema epico attribuito a Omero. Nella terza fase, dal 1200 al 1100 a.C., assistiamo al crollo della potenza micenea nel Mar Mediterraneo, un crollo causato da una serie di catastrofi naturali, probabilmente siccità e carestia, ma anche da tensioni politiche e dall'arrivo di nuove popolazioni.